Bentornati cari amici a questa puntata di Appunti di Carfishing. Siamo nella patria, nel luogo dove il carfishing italiano è nato, i laghi di Mantova. Siamo nel Lago Superiore, un'area umida, straordinaria per biodiversità, per situazioni, per possibilità di pesca, del quale torno molto volentieri a quasi 30 anni di distanza dalle prime dimostrazioni che facemmo con un negozio locale, l'Amincio di Luca Foroni, che è uno dei padri pionieri del carfishing. Sto pescando con due grandissimi esperti, Davide Pascolotto e Michele Brunelli, che ci accompagnano in questa avventura che speriamo lunga e fruttuosa. I laghi di Mantova rappresentano un qualche cosa di veramente particolare. Tutti li considerano dei laghi naturali e in effetti forse è così. In realtà sono frutto di un'opera di ingegneria idraulica che risale a poco dopo il 1100, quindi stiamo parlando di più di 1000 anni fa. I laghi di Mantova nascono da una serie di sbarramenti sul fiume Mincio che creano rispettivamente 4 bacini in realtà. Noi siamo nel bacino più verso il lago di Garda, quindi la parte superiore, che è una parte di bellezza incomparabile. E questa è la caratteristica di questo bacino. Queste meravigliose ninfee, queste strutture gigantesche, ricche di vita, che sono anche però per noi pescatori, per noi carpisti, l'ostacolo più grande, perché chiaramente dobbiamo pescare vicino alle ninfee, che sono anche il riparo istantaneo dei pesci una volta afferrati. E tutta la nostra azione di pesca si dovrà concentrare sul fatto che dobbiamo evitare che il pesce penetri nelle ninfee, perché vedendo queste strutture, una volta che è entrato, vedendo le dimensioni delle ninfee, il pesce è sicuramente perso e la nostra lenza irrimediabilmente va tagliata, va a rompersi, andando a mettere a rischio anche l'incolumità del pesce. Bisogna estrarre il pesce dalle ninfee, che è la cosa più difficile. E adesso che il pesce è venuto fuori ed è in lago aperto, è già un pochino più facile combatterlo. Qui salta fuori l'utilità di avere canne corti, quindi estremamente maneggevoli, che ci permettono di avere appunto liquidi da questa parte, grande facilità di utilizzo. Adesso vediamo di portarla sotto. Non è una carpa enorme, ma è un'ottima apertura di sessione. Non siamo per pescare i mostri, ma per passare una splendida giornata in un posto a dir poco magnifico.
Eccola qua, visto guadino. Perfetto, viva. Bravo. Ecco qua la nostra, il frutto dei nostri sforzi. La carpa non grossa, ma bellissima, in mezzo alle ninfee. Un pesce non facile da estrarre, bisogna usare un po' di trucchi. Un pesce molto bello, cicciotto, con una colorazione d'oro bronzato meravigliosa. La lasciamo andare direttamente, non la facciamo stare fuori dall'acqua, anche perché fa un discreto caldo e non è opportuno perdere troppo tempo. Però guardate che pinna magnifica. Vai ciccia! E continuiamo a pescare. Grazie Michele, ottimo lavoro. Mentre eravamo fuori a combattere il pesce che abbiamo appena rilasciato, Davide è andato sulla canna, ha avuto una doppio strike, quindi tre strike praticamente nel giro di pochi istanti, però purtroppo il pesce si è infilato nelle ninfee. Quindi adesso proviamo a fare un'azione di recupero un po' impegnativa e cercheremo di entrare nelle ninfee. Così vediamo questo mondo particolare, molto difficile, molto complesso. Un paio di commenti in questa situazione, intanto che ci avviciniamo alle ninfee. In questo mulinello è montato un fluorocarbon 0,40, estremamente rigido, molto resistente all'abrasione, ecco la ragione per cui sto utilizzando questo e l'intrecciato, su un mulinello leggero che è un Adamant XTC8000, quindi un mulinello maneggevole, anche perché con una canna corta serve un accoppiamento particolarmente leggero. Altro aspetto fondamentale, che è probabilmente il più importante di tutta la sessione di pesca, questo quando si imbarca va indossato, perché abbiamo visto e continuo a vedere tantissimi, anche filmati di pesca, gli sbruffoni, perché tali possono essere definiti, che se ne vanno fuori, combattono i pesci, pasturano, si muovono, traslocano, con barche instabili, mentre questa è una barca grossa e stabile, senza giubbotto, mettendo a rischio la propria vita, costringendo eventualmente altri a correre nei soccorsi e creando le situazioni che poi portano alla proibizione della pesca dalla barca o del catfishing in interi laghi, come è successo in tante situazioni. Pertanto è il caso di riflettere bene quello che facciamo. Un buon giubbotto costa poco più di due sacchetti di Boris, quindi forse è il caso di averlo sempre con noi, indossarlo e non rischiare la pelle in modo assolutamente stupido o prendendo esempi che sono completamente negativi, anche tra gente che fa televisione. Purtroppo, come ci aspettavamo, la carpa si è slamata e possiamo vedere la ninfea non era entrata completamente dentro. Questa è la zona di taglio, del primo taglio, quindi ci sono ancora questi steli molto lunghi che rendono praticamente difficile la pesca. È difficile individuare fin dove si può arrivare a pescare. Adesso vediamo di recuperare il tutto e rimetterci in pesca immediatamente. Pesce? Ma intanto dobbiamo tirarlo fuori da lì, che è la cosa più difficile. Queste sono le fasi determinanti, perché frizione è praticamente bloccata e forzare il pesce per fare in modo che sia costretto a girare la testa. Guarda lì che meraviglia! Vediamo che quanto è grosso. Non è molto molto grande, ma è un pesce. È un pesce sudato e quindi vale molto di più. Adesso guadagniamo, pian pianino, è stravolta. Eccola qua, fantastico, bravo. Grazie. Eccola qua, non è la più grande del mondo, ma è sicuramente un pesce super bello, vero? Anche perché sono arrivate tutte insieme, c'è stato mezz'ora di panico. Questo significa andare a pescare nelle acque libere, non aspettarsi sempre il pesce da 20 kg, ma godere terribilmente anche di un pesce di pochi chilogrammi, ma preso in un posto fantastico e con delle forme assolutamente stupende, che adesso andiamo a rilasciare. Che dici? Ma sì, ma dai. Vogliamo. Bene, cominciamo la pescata sul serio. Tre strike nel giro di pochi minuti, dopo tante ore di attesa, qualche piccolo segnale, adesso vediamo che la cosa
diventi un pochino più maschia, diciamo così. La scelta per queste acque è abbastanza semplice, piuttosto tradizionale. 35 libbre, 1.060, un D-Rig con un anellino, un doppio innesco a uomo di neve, chiaramente amo dopo amo alterniamo le varie presentazioni. Già in altre puntate ho raccontato il mio modo di innescare soprattutto l'uomo di neve, modo estremamente semplice che prevede che vado a forare la prima bolis. Utilizzo chiaramente del dental floss o del nylon, qualsiasi tipo di filamento io abbia a disposizione, lo inserisco nell'anellino in modo che poi nel cappio che si viene a formare trasferisco la bolis. Chiaramente la prima bolis è stata trasferita, questo per il meno addentro ai lavori, pochissimi ormai perché siamo tutti quanti super esperti. E chiaramente la bolis affondante. La seconda bolis è la bolis galleggiante, la pop-up. Questo tipo di pop-up ormai può essere forato tranquillamente e galleggia per sempre perché sono sostanze, ingredienti perfettamente galleggianti. In questo caso c'è asimmetria tra i due bolis, ma poco male, mi serve semplicemente che sul fondo si appoggi in questo modo. Ora, per evitare altri ammendicoli che possono essere dei bolis top in plastica, eseguo molto banalmente un primo nodo, dopodiché avvolgo la piccola bolis, così, e chiudo con due nodi banalissimi. In questo modo avremo un innesco assolutamente perfetto, velocissimo, lo si può fare anche con i guanti, con le mani fredde, le mani bagnate, come vogliamo. Pulisco chiaramente la parte in eccesso e la mia presentazione è equilibrata. Tra le dimensioni della bolis, le distanze della bolis di base con l'amo, il D-Rig, le misure dell'amo, in questo caso un amo del 4. Quindi un setup estremamente banale che raramente tradisce e che adesso rimettiamo in acqua. È arrivato anche il Calassi, è arrivato! Avrebbe fatto la felicità di qualsiasi garista questo pesce. Ora inizia la fase delicata di questa pesca, che è lavoro di team, perché il carp fishing non è operazione solitaria ma lavoro di gruppo, quindi anche le catture vanno divise tra i compagni di pesca perché i meriti sono di tutti. Chiaramente potevamo scegliere l'opzione lancio, ma l'opzione lancio, avendo visto che vi sono ninfee a una distanza raggiungibile, ma un prato di ninfee sommerse per altri 5-6 metri, questo ci costringe a evitare, dobbiamo essere precisi, dobbiamo tenerci lontano dal prato di ninfee perché altrimenti saremo fuori pesca. A maggior ragione caliamo l'esca con precisione, cercando di fare il minimo rumore, anche se su 2,5 metri, 3 metri d'acqua com'è, non ci sono molte alternative. Pasturiamo precisamente e aspettiamo che tornino i pesci. Operazione che facciamo in gruppo, in due, in questo caso in tre, perché siamo in tre a pesca. Con, nella fattispecie, questa canna, che è una canna corta, una 10 piedi, che sto portando a una distanza sui 60 metri. Le successive verranno portate direttamente da loro due a terra dopo la cala, in modo da avere in un unico giro di barca almeno tre canne in acqua. Altro aspetto importante, in questo caso intrecciato, intrecciato rigorosamente affondante. E perché stiamo pescando a distanza e perché vi sono delle barche che possono passare e intercettare i nostri fili, oppure altri pescatori possono intercettare i nostri fili, hanno gli stessi diritti che abbiamo noi di pescare. Dopodiché utilizziamo una fondalenza in modo da sdraiare perfettamente il nostro finale in acqua e non avere problemi appunto con altri che passano in superficie. Chiaramente la fondalenza diminuisce la sensibilità delle mangiate, in questo caso lo terrò affondato non poggiato sul fondo ma circa 30-40 cm staccato, in equilibrio, e così avrò la possibilità di sentire le abboccate eventuali e intervenire il prima possibile.
credo sia arrivato il momento, in questo attimo di pausa, di parlare di accessori, partendo da ciò che mettiamo nel mulinello. Abbiamo cominciato con intrecciato oppure fluorocarbon. La scelta intrecciato è la più semplice, naturalmente, è affondante, ovviamente, perché ha una grande resistenza all'abrasione, ma siccome in moltissime acque è impossibile, non è permesso pescare con gli intrecciati, possiamo ricorrere tranquillamente a fluorocarbon per caricare le nostre bobine. La scelta che sto operando è uno 040 Extreme Fluorocarbon Coated Line. Vi è di vari diametri, partono dallo 0,28, appunto arrivano fino allo 0,40 e mezzo, 0,405. Grandissima resistenza all'abrasione, notevole resistenza al nodo, importante resistenza alla trazione. Affidabilissimo, in grandi bobine, carichiamo i mulinelli e non dobbiamo più pensarci per un bel po', perché sono veramente accessori di grande affidabilità. Altro accessorio importante, ne abbiamo parlato in qualche altra puntata. In questa situazione si rivela un alleato indispensabile, Windtrap. Molto interessante utilizzarlo, non è nient'altro che un LED core costruito con questa fantasia di erba, si appoggia perfettamente sul fondale, si sdraia, lo possiamo utilizzare dai 40 cm al metro, metro e mezzo, in modo da avere perfettamente sdraiato il nostro trave, il nostro finale, non intercettare i pesci. Molto utile in queste situazioni, anche perché aggiunge resistenza all'abrasione. Dopodiché abbiamo visto quello che è nel mulinello, quello che viene attaccato alla lenza madre, appunto, quindi Weedy Trap o un altro, High Gravity Fast Sinking, quindi ad affondamento veloce, un LED core tradizionale in bobine da 10 metri, in questo caso ho scelto un 45 libbre perché stiamo lavorando in ambienti estremi, quindi è necessaria forza, potenza, capacità di trazione, grande resistenza all'abrasione. Ora andiamo a vedere invece quello che dobbiamo mettere nei paraggi dell'amo, quindi il nostro finale, e andiamo a vedere che anche in questo caso la scelta sarà per qualche cosa di, tra virgolette, extreme. In questo caso extreme, slow oppure fast sinking, quindi affondamento più lento, affondamento più veloce. Stiamo pescando su 2,5 metri d'acqua, 3 metri d'acqua, stiamo calando le lenze, va benissimo anche un affondamento lento perché comunque si va a sdraiare perfettamente sul fondale. Con questo andremo a costruire i nostri air rig, ma per costruire un air rig che funziona dobbiamo avere un amo che funziona, e quindi adesso andiamo a vedere due o tre modelli di amo. Agli ami dobbiamo chiedere leggerezza e resistenza. Leggerezza perché si devono camuffare dal peso della bolis e non essere così sentiti dalla carpa quando va a aspirare. Resistenza perché abbiamo a che fare con pesci anche importanti e comunque in situazioni in cui abbiamo bisogno di forzare il nostro combattimento, perché comunque stiamo usando un setup, partendo da ciò che è nel mulinello fino ad arrivare al nodo di congiunzione, particolarmente poco elastico, e tutti gli sforzi si vanno a scaricare sulla curvatura dell'amo. Quindi dobbiamo avere ami affidabili ed è un investimento fondamentale. Amo affidabile con una punta che venga controllata dopo ogni recupero, perché basta un contatto con una pietra e abbiamo perso gran parte dell'efficacia del nostro accessorio e stiamo perdendo tempo. In questo caso anti-snag hook, ami contro gli ostacoli, sono fatti apposta per queste situazioni, ma possiamo utilizzare anche dei più tradizionali ami da D-rig oppure una forma un pochino più arrotondata, cosiddetta anti-eject hook, che sono ami anti-espulsione. Nelle varie puntate di appunti di carp fishing abbiamo visto vari tipi di arrighe, quindi in funzione del tipo di amo dobbiamo accoppiare il corretto arrighe.
l'abbiamo, ce l'abbiamo, grande attesa, la mangiata delicatissima, poi è arrivata, l'ho forzata subito moltissimo per cercare di farla uscire dalla ninfea e per fortuna ha commesso un errore. Adesso tutto sta a non far entrare su eventuali ostacoli laterali. Siamo in acqua libera e ogni pesce vale oro. La accogliamo a braccia aperte questa. Sì. Eccola qua. Oh, che bellezza. Questa vista guadina adesso si è scatenata. Giù, 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 quello del piede. Ok, così. Perfetto, lo metto dentro io. Giù, giù. Vai. Aspetta. Ecco. Evviva! Oh. Altra carpa del lago superiore. Pesce stupendo. Ci voleva. Bravo. Viva! Abbiamo aspettato un pochino. Altro che me l'aspettavo una baby carpa, invece è arrivato un bel pesce. Questi sono animali abituati a combattere sul serio. Pesce bellissimo, si vede dalle forme, guardate che roba. Questo è il carpiscicolo impegnativo che ogni tanto va vissuto perché regala questo tipo di emozioni. Bella questa. Ecco fatto. Wow, stupenda. Cari amici, la sessione non è finita, abbiamo ricevuto un invito davvero speciale da Nici Carpisti che adesso noi andiamo a raggiungere, con cui condivideremo e concluderemo questa nostra meravigliosa sessione al Lago Superiore di Mantova. Ci vediamo fra un secondo in un'altra spiaggia. Che è il primo siluro di questa serie di puntata di questa trasmissione. Il primo siluro di questa trasmissione. E allora, cari amici, un modo diverso per finire questa puntata qui al Lago Superiore di Mantova. Un siluro, il primo dei punti di carfishing, e quindi ne approfitto per salutare voi, ma soprattutto per ringraziare. Sono qua. Sono tutti scappati. Questi due grandissimi compagni di pesca, Davide e Michele, che ci hanno tenuto compagnia, ci hanno spiegato, ci hanno raccontato, mi hanno spiegato i segreti, alcuni segreti, non tutti, perché ci torneremo qui, di questo posto incredibile. Adesso questo bellissimo piccolo esemplare di siluro lo rilasciamo, ci andiamo a mangiare una cosa bellissima in questo posto, alla spiaggia. Ciao ciao! Ciao!